amici Tech Different e benvenuti a questa nuova recensione. Oggi sul nostro banco di prova abbiamo un HP Pavilion X2 modello 10N002NL, un prodotto 2 in 1 che si comporta bene sia come piccolo notebook ma anche come tablet. Andiamo a scoprirlo. HP Pavilion X2 modello 2015 va a dare una rinfrescata al prodotto dello scorso anno. Questa volta troviamo un telaio completamente in materiale plastico, ma dotato di una bella finitura che garantisce un'ottima resa sia al tocco ma anche alla vista. Questa volta, a differenza di tutti gli altri prodotti HP che ho avuto modo di provare a recensire, non ho la sensazione di prodotto facile da graffiare e da rovinare, anche sulla scocca. Nella parte posteriore abbiamo alcuni gommini in plastica che sarebbe stato bene fossero un pochettino più grandi, soprattutto presenti qui. Presenti anche nella parte interna della tastiera, perché questo prodotto, essendo un 2 in 1, è anche possibile utilizzarlo in modo completamente rovesciato. Avete visto com'è facile andare ad agganciare e sganciare il prodotto? Questo perché è stato dotato di potenti magneti che ci vanno a garantire un'ottima facilità di sgancio e di utilizzo. Attenzione però, perché questi magneti sì, funzionano bene, sono facili da utilizzare, ma se andiamo a prendere il prodotto e lo sventoliamo, sicuramente la parte sottostante si va a sganciare, quindi non assolutamente potenti da questo punto di vista i magneti. Ma parliamo un attimo di qualità della tastiera. HP è sempre stata una grande produttrice di hardware e con ottime tastiere. Anche in questo caso abbiamo un prodotto bello, un prodotto funzionante in modo praticamente perfetto, tasti con una corsa breve ma non eccessivamente corta e soprattutto uno spazio utilizzato fino al massimo. Infatti più di così era difficile fare. Tasti ad isola purtroppo non sono retroilluminati, ma dobbiamo sempre considerare la fascia di prezzo alla quale si va a proporre questo prodotto. Tasti facili da utilizzare, comodi da gestire. Consiglio l'utilizzo di un mouse esterno. Essendo una tastiera fantasma in pratica, poiché non utilizza, non alloggia né hardware né batterie extra, avremo sempre fresco il piano d'appoggio, quindi mai un surriscaldamento eccessivo della tastiera, anzi, tastiera sempre fredda. Per quanto riguarda invece il tablet, qualche piccolo surriscaldamento lo possiamo avere quando lo utilizzeremo come prodotto da mettere sotto stress, ma per il resto è assolutamente tollerabile. All'anteriore troviamo due speaker per un audio buono, senza particolari problemi. È potente, anche se magari sarebbe stato bene curarlo un pochettino più nel dettaglio. Ma andiamo a dare un'occhiata a quelle che troviamo attorno al prodotto. Jack da 3,5 mm sul lato sinistro, bilanciere del volume, tasto start sul lato destro e, cosa molto molto interessante, porta USB Type-C. Porta che ci permette di essere già nel futuro e che ci permette anche di ricaricare il prodotto. Trova poi posto una USB 2.0 standard, mini HDMI, micro HDMI e porta di espansione per micro SD. Micro SD che probabilmente sarà essenziale su questo prodotto, poiché abbiamo solamente 32 GB di memoria integrata e buona parte se ne andrà per il sistema operativo. Sistema operativo che è Windows 8.1 in versione 32 bit di default, aggiornabile tranquillamente a Windows 10. Anzi, io vi consiglio di utilizzare Windows 10 per un semplice motivo: acquisirete la capacità di switchare in modo completamente automatico
tra versione desktop e versione ottimizzata per il touch, e questo vi faciliterà non poco il vostro utilizzo. Il display è un 10 pollici con risoluzione 1280x800 pixel, è antiriflesso e dotato di una buona luminosità. Vi permetterà quindi di essere utilizzato sia all'aperto che al chiuso senza eccessivi problemi. Occhio quando avete tantissima luce, magari in estate, allora forse lì può andare un pochettino in sofferenza. 2 GB di memoria RAM e scheda grafica integrata HD Intel. Scheda grafica che va anch'essa un po' in difficoltà quando magari gli chiediamo davvero tanto. Ho effettuato dello streaming via wireless con questo prodotto e sul televisore mi arrivava pesantemente a scatti. Ho provato anche con il cavo HDMI, qualche problemino c'è stato anche in quel caso, quindi occhio se dovete fare dei lavori un po' pesanti, questo probabilmente non è il prodotto che fa per voi. Se invece dovete utilizzare questo prodotto per un utilizzo da ufficio, avere un prodotto leggero, versatile, che vi permette di essere sempre con voi senza particolari problemi, con una buona autonomia, poiché fa dalle 5 alle 7 ore in base all'utilizzo, beh, questo è sicuramente un prodotto molto interessante. Batteria da 33 watt/ora e caricabatterie da 15 watt, quindi ricarica in circa 3 ore. I giochi vengono utilizzati, vengono riprodotti abbastanza bene, scordatevi giochi pesanti, ma giochi browser game o giochi dallo store funzionano bene. In definitiva, a chi si rivolge questo prodotto? Secondo me è un prodotto pensato per gli studenti universitari, dimensioni compatte, grande resistenza, materiali plastici che resistono agli urti e che possono essere facilmente trasportati in borsa, buttati in uno zaino senza particolari problemi, tastiera di buona qualità e prodotto che non viene mai messo in difficoltà, magari con qualche riproduzione audio, qualche video in streaming. Quindi un prodotto giovane pensato per i giovani, un prodotto disponibile anche nella variante rosso fuoco che rende il device con un tocco un pochettino più accattivante. Prezzo di vendita ufficiale 2,99, si trova online a prezzi molto più vantaggiosi. Direi che per questo HP X2 2015 può essere tutto, vi ringrazio per l'attenzione e alla prossima da TechDifferent. Ciao a tutti!